Buonasera a tutti e benvenuti ai webinar del Museo del Gioiello di Vicenza. Io sono Livia Tenuta, coordinatore del Museo del Gioiello, e vi presento il nostro webinar che è dedicato a un tema affascinante che abbraccia diversi mondi, tra cui quello del gioiello, ovvero la magia. Sono qui con me Cristina Boschetti, archeologa e ricercatore del CNRS Iramat Erne Babylon di Orléans, e Gioia De Simone, titolare dell'impresa storica Antonino De Simone. Benvenuta Buonasera. Cristina, benvenuta Gioia e grazie mille di essere con noi. Grazie a voi. Grazie, Un buongiorno a tutti. benvenuto anche al nostro pubblico che, come sempre, siamo felici di coinvolgere attivamente nel webinar. Quindi, se avete domande o curiosità, scrivete pure in chat. Quindi, benvenute di nuovo, siamo molto felici di avervi qui con noi. Cristina, anche per la scorsa edizione, ha curato la selezione per la Sala Magia, in cui viaggiavamo in aree geografiche e epoche diverse e si esplorava il valore magico dei materiali, delle forme, ma anche dei suoni, Cristina. Però per questa edizione ci proponi invece un concept nuovo. Ci racconti di questo concept, come è nato e anche la tua passione da archeologa per il gioiello? Grazie Livia. Sì, per questa edizione ho voluto fare qualcosa di diverso rispetto alla sala magia che si è vista negli ultimi 2 anni, perché ho voluto lavorare sulla magia e sul significato del gioiello magico, come gioiello prezioso nel mondo antico. E quindi ho pensato che un modo interessante per rappresentare la simbologia del gioiello magico fosse quello di creare una metafora. E la Sala Magia, tra l'altro, per chi ha già visitato il museo, è organizzata con un gruppo di vetrine che sono un'isola al centro della sala. Quindi il visitatore gira attorno a quest'isola di vetrine. E quindi ho pensato di creare, utilizzando gioielli per lo più archeologici, ma non solo, un simbolico viaggio magico dall'alba al tramonto che portasse il visitatore alla scoperta del valore simbolico e del valore magico dei gioielli. Nella scorsa edizione c'erano gioielli che spaziavano dal mondo romano fino al Medioevo, e si arrivava poi al Barocco e al Settecento. Questa volta ho voluto lavorare invece di più sulle radici più remote del gioiello e del gioiello dell'area italica. E quindi ho dato più spazio a gioielli dell'età del ferro, addirittura abbiamo l'età del rame, quindi andiamo molto indietro nel tempo. Più si va indietro nel tempo, ovviamente, meno sappiamo, nel senso che non abbiamo fonti scritte che ci dicano esattamente che cosa potesse significare una forma, che cosa potesse significare un materiale. Però attraverso lo studio archeologico noi riusciamo ad attribuire un significato ai materiali, ai gioielli, agli oggetti e quindi riusciamo a capire come mai certe forme, certi materiali hanno un significato particolare. Possiamo anche iniziare ad esplorare Ecco, così questa carrellata di oggetti. quali sono appunto i materiali e le forme che contraddistinguono invece le scelte, di questa nuova edizione che ci dicevi essere un percorso circolare che poi fisicamente nel museo potrà essere fatto in senso orario ma anche antiorario, e che esplora il tema della luce e del buio. Vai Cristina, iniziamo con questo bellissimo pendente. Questo è uno dei gioielli più antichi che saranno ospitati all'interno del Museo del Gioiello e l'ho scelto per trattare il tema della luce solare. Quindi iniziamo in questa occasione il nostro viaggio dall'alba. Si tratta di un pendaglio di filo di rame che risale appunto a quella che chiamiamo l'età del rame.
tutti abbiamo dei ricordi anche scolastici dell'epoca preistorica che viene classificata sulla base della scoperta dei metalli. L'età del rame è quella che segue il Neolitico, quindi la fine dell'età della pietra, e che precede l'età del bronzo e l'età del ferro. Qui siamo sull'arco alpino, perché siamo non distanti da Belluno, e le Alpi nel corso dell'età del rame sono molto importanti proprio perché ci sono giacimenti di rame e quindi sono già al centro di spostamenti e di commerci internazionali. Questa è una forma molto semplice, una spirale, immaginatevela anche del colore brillante del rame che richiama la luce del sole. E queste forme semplici, circolari, centrali, sono sempre, in tutte le culture, dei richiami al sole e al suo percorso. Come mai diciamo questo è un gioiello con un forte valore magico simbolico? Lo possiamo dire dal suo contesto di rinvenimento, perché questo pendente viene da un deposito votivo, cioè era stato sotterrato assieme ad altri oggetti nel corso di un rituale. Andiamo ancora avanti e facciamo un salto nel tempo, passiamo dalla metà del secondo millennio avanti Cristo, saltiamo tra l'ottavo e il settimo avanti. Dove siamo? Siamo nelle Marche, siamo in area adriatica e vediamo una bellissima fibula, una spilla, con un grande nucleo, un blocco di ambra. L'ambra non è assolutamente un materiale dell'Italia, perché non ci sono, tranne che piccoli giacimenti in Sicilia, però insomma, soprattutto nel mondo antico, l'ambra viene tutta dal Baltico, viene dal nord, e l'Italia è al centro del commercio mediterraneo dell'ambra, perché la via dell'ambra arriva proprio in Adriatico, e dai porti dell'Adriatico l'ambra poi viene commerciata in Grecia, in Egitto, in tutto il Mediterraneo. Anche qui sicuramente abbiamo un legame con il sole, il colore, la trasparenza, il calore anche dell'ambra è legata all'aspetto di rinascita. Nelle fonti poi latine si dice esplicitamente che l'ambra ha un valore magico, un valore curativo, e per certi versi è simile al corallo, perché anche il corallo è caricato di valori anche medicamentosi. E nella cultura picena, quindi in questa cultura che si sviluppa nella zona grosso modo occupata dalle moderne Marche, l'ambra è un materiale importantissimo, ci sono tombe con decine di gioielli, e dalle necropoli, dai cimiteri del mondo piceno sono arrivate fino a noi migliaia e migliaia di pezzi di ambra, quindi questo anche per darvi l'idea dell'importanza. Era utilizzata prevalentemente nei gioielli o anche in altri oggetti di uso quotidiano, sempre con potere magico? Ma allora, l'ambra essenzialmente è utilizzata in gioielli, poi questo e anche gli altri che ho scelto per la sala non sono gioielli figurati, ma ci sono anche dei gioielli figurati che sono sicuramente degli amuleti, che sono con forme umane, forme di animali. Io ho voluto enfatizzare proprio il valore della materiale grezzo, della materia in sé, e quindi qui abbiamo un blocco di ambra che non ha elementi figurativi, e anche il gioiello successivo, che sono un paio d'orecchini, vedono l'ambra utilizzata in maniera molto semplice, due perle di ambra. Come mai mettere gli orecchini tra i gioielli magici? Il tema degli orecchini è a mio avviso molto interessante, perché ci fa riflettere sull'interazione tra il gioiello e il corpo. Per indossare gli orecchini bisogna bucare le orecchie,
bisogna intervenire quindi con una modificazione sul corpo. Nel Mediterraneo l'uso di perforare le orecchie è molto antico, perché già nell'Egitto dell'età del bronzo conosciamo gli orecchini, conosciamo addirittura quelli che si chiamano estensori per allargare proprio il buco nel lobo. Quelli della cultura picena sono molto spesso fatti in questo modo, è una forma che si trova anche altrove in Italia, sono dei grandi cerchi di filo di bronzo ai quali viene infilato il vago di ambra. Senz'altro gli orecchini, i gioielli vistosi, non hanno soltanto un valore magico protettivo, ma hanno anche un forte valore sociale, perché ovviamente indossare dei gioielli è anche dichiarare un'appartenenza a un certo strato sociale. Però immaginatevi anche visivamente quest'uso di portare contemporaneamente una grande serie di gioielli, pendenti, cinture, pendenti da cinture, gli orecchini, le fibule, contemporaneamente, quindi c'è anche quest'idea proprio di caricare la figura di gioielli. Andiamo ancora avanti. Un'altra forma centrale, abbiamo visto prima nell'età del rame la spirale, e qui troviamo un cerchio, un pendente che viene sempre dalla necropoli di Novilara, siamo sempre in ambito piceno, tra l'VIII e il VII secolo, quindi questo gioiello è contemporaneo a quella grande fibula con il nucleo di ambra, e ancora una volta torna questo tema del sole. Questo tema della circolarità, il tema del sole, che è un tema che è molto presente nell'Italia preromana, non soltanto nella cultura picena. Anche qui ripensiamo anche ai colori dei metalli. Questo è un bronzo che è alterato e diventato verde, però dovete immaginarvi un oggetto con un colore giallo, con un colore dorato. Quindi anche il colore del metallo è un forte rimando alla luce, un forte rimando al sole. E andando ancora avanti, iniziamo ad uscire da questa zona di luce e iniziamo ad addentrarci nel passaggio verso l'ambiguità delle tenebre. E per rappresentare la forza vitale, ma anche al tempo stesso il passaggio tra la luce e il buio, ho pensato di introdurre il tema del corallo. Il corallo è molto importante a livello archeologico, è uno dei materiali che vengono commerciati nel Mediterraneo fin da tempi antichissimi. Il corallo è legato a molte storie, anche a miti che ci vengono raccontate dagli autori latini, ed è sempre caratterizzato da una certa ambiguità, non si sa bene se sia un animale, un minerale, però è indubbio che questo colore rosso, vibrante, la forma che ricorda un serpente, sono degli elementi che fanno del corallo uno dei materiali per eccellenza dei gioielli magici nel Mediterraneo, ma anche in altri continenti. E sul corallo non possiamo che lasciare la parola a Gioia De Simone, che adesso nel viaggio nella magia ci porta ancora all'interno di un altro viaggio, che è quello all'interno della collezione museale Antonino De Simone. Gioia, raccontaci un po' della vostra collezione, dei pezzi che lo caratterizzano. Hai fatto per noi anche una selezione di pezzi non solo italiani, ma che raccontano sempre il tema della magia e raccontano anche la vostra ricerca intorno al corallo. Io vi ringrazio per avermi invitato, ma mi ha molto interessato anche questa interpretazione data dalla dottoressa Boschetti del corallo. Mi ci ritrovo molto e ho anche capito il criterio con cui è stato scelto, perché questa foto che è rappresentativa di questa mazzetta, chiameremo, di coralli molto etnici, sprigiona proprio tutta la forza del materiale, che è così nella sua origine misteriosa, quindi a cavallo dei tre regni vegetale, minerale, animale, che poi si è scoperto soltanto nel Settecento fosse di origine animale, ma per tanti secoli è rimasto avvolto nella leggenda.
E il nostro viaggio personale, familiare, che poi ha dato vita non solo alla nostra collezione privata, ma forse la cosa più importante è che ha dato vita allo studio e alla ricerca per la scoperta delle vie del corallo. Parlavamo prima delle vie dell'ambra, e tutte queste gemme organiche fortemente desiderate da chi non le aveva hanno dato vita a questi scambi commerciali affascinantissimi. In particolare in questa forma, proprio qui, come possiamo vedere meglio anche nella slide successiva, se ci fate caso, è lo stesso tipo di corallo, lo stesso taglio. Questa collana, che è una collana marocchina dell'Ottocento, con corallo e ambra del deserto, è stato il primo acquisto, diciamo, inconsapevole di mio padre. Quindi tutto ebbe inizio a Parigi. E i miei genitori erano a passeggio per il quartiere latino e videro nella vetrina di un antiquario questa collana marocchina. E mio padre ne rimase folgorato e l'acquistò per regalare a mia madre, però poi le svelò il motivo di questo innamoramento. Nel taglio particolare del corallo di questa collana, che è lo stesso della collana precedente, e cioè questi elementi forati da lato a lato longitudinalmente, lui riconobbe un taglio che veniva dato nel laboratorio ai tempi di suo nonno, e per questo motivo puramente romantico decise di acquistarla. A questo primo acquisto poi ne seguirono tutti gli altri, e dunque lui iniziò a ripercorrere, a studiare, a portare alla luce le vie del corallo, che sono molteplici e si sovrappongono alle vie della seta e alle vie delle spezie. Perché, e possiamo anche scorrere con la slide successiva, perché il corallo era spesso merce di scambio che dal Mediterraneo veniva offerta contro le più pregiate merci orientali, le sete e le spezie. Ed è così che in modo strabiliante noi ritroviamo corallo rosso del Mediterraneo, come nel caso di questa immagine fortissima, su un elmo tibetano con un mantra inciso con piccoli castoni di corallo rosso che è una specie endemica del mar Mediterraneo. Quindi trovarla in gioielli etnici di popoli tanto lontani geograficamente e culturalmente ci dà il punto di quello di cui stiamo parlando. E quindi questa ricerca faticosamente, e poi mio padre fu affiancato anche dall'antropologa Cristina Del Mare, che ha seguito passo dopo passo tutte queste scoperte e le ha poi studiate da un punto di vista scientifico, siamo riusciti a riportare alla luce tutte le strade commerciali che il corallo aveva intrapreso per arrivare in luoghi lontanissimi. Quindi questo è un gioiello tibetano. Se andiamo avanti, ritornando verso il Mediterraneo, questo è un bellissimo Navaratna indiano. Ho fatto una piccolissima selezione perché non volevo annoiarmi né bombardarvi di immagini, quindi è soltanto una mia selezione del cuore, anche perché a questi gioielli io sono molto legata. Ho seguito tutti gli acquisti di mio padre e hanno segnato la mia infanzia. Io sono cresciuta immaginando queste tradizioni esotiche, riti sciamanici, li ho indossati tutti, ovviamente. E dunque ho fatto una mia piccola rassegna personale. Questa tipologia, il Navaratna indiano, rientra tra i miei preferiti in assoluto. Tra l'altro il retro di questi gioielli è spesso più bello del fronte, perché è tutto smaltato. Questa è per loro una riproduzione del sistema solare, quindi tutti questi gioielli hanno un fortissimo potere simbolico, siamo sempre nel tema della magia, di tutti i metasignificati che sono associati al corallo, e qui ancora di più perché c'è una triplice associazione gemma, pianeta, divinità, dove il corallo è sempre associato a Marte
è al Dio tutelare di ogni nuova iniziativa che regola coraggio, vitalità e permette questa combinazione tra tutte queste gemme, permette di essere perfettamente in equilibrio rispetto a tutti i pianeti e a tutte le divinità, quindi una bella responsabilità affidata al corallo sempre rosso del Mediterraneo in India. Tra l'altro, tracce dei commerci tra antichi romani ed indiani sono famose, le abbiamo anche nella Naturalis Historia, c'è questa citazione famosissima, quindi non è una novità. Se andiamo ancora avanti con le slide, ecco, qui ad esempio andiamo in ornamenti forse meno conosciuti a noi occidentali, stiamo tornando indietro dall'Estremo Oriente, abbiamo ripercorso l'India e adesso arriviamo nelle steppe dell'Asia centrale, Uzbekistan, Afghanistan, Tagikistan. Pochi sanno che sono popolazioni che hanno fortemente amato il corallo. Ovviamente erano zone battute dai mercanti, Samarcanda, le città famose anche oltre questo per la nostra immaginazione. E, il corallo era appunto arrivava lì come merce di scambio e si è insediato stabilmente nelle culture locali, tanto da rivestire un ruolo da protagonista in tutti gli ornamenti nuziali del posto. Quindi ancora una volta al corallo è affidato il potere di portafortuna, e specie nei momenti più delicati della vita di una persona, che per la donna era fondamentalmente il matrimonio. Quindi questo ornamento, che si chiama Shokila, oltre a essere imponente, dovete immaginare questi orecchini venivano, questi cerchi venivano applicati a mo' di orecchini sugli orecchie, e tutta questa serie di pendagli dovevano muoversi, tintinnare e riflettere in questo modo, spaventare gli spiriti maligni. Dunque un concentrato di simboli e di portafortuna per il materiale usato: il corallo, l'argento, che per tutti i popoli islamici è il più puro dei metalli, per la forma, per le caratteristiche sonore e morfologiche. Un concentrato di simboli con il fine ultimo non solo estetico, bellissimo, ma di portafortuna. È interessante anche perché rende appunto tangibile qualcosa di intangibile come il suono, ha una funzione reale che è proprio quella di talismano, una funzione protettiva per chi lo indossa. Eh sì, c'è un potenziamento che si sovrappone, perché ci sono il materiale, nel gioiello etnico dopo tutto niente è lasciato al caso, quindi la scelta dei materiali, dei colori, delle forme è sempre un sovrapporsi di simboli che devono raggiungere il fine ultimo di proteggere la persona che li indossa. Questa è un'altra collana del cuore, se mi permettete, yemenita. Per lo Yemen passavano le rotte commerciali, diciamo le vie delle spezie, destinate poi all'India, era un collegamento molto veloce tra il Mediterraneo e l'India, e io trovo la gioielleria yemenita molto moderna, molto attuale, anche lì bellissima, stilizzata, piena di simboli. Questo è proprio lampante perché c'è il famoso kitab, che è questo cilindro in argento che vediamo qui molto grande, ma anche quando è riprodotto piccolissimo, e qui all'interno venivano messi versetti sacri, preghiere, formule magiche, quindi cade a fagiolo nella nostra conversazione di oggi. Ma anche quando questo cilindro è così piccolo che all'interno non ci si può mettere niente, è la forma stessa del kitab che è considerato un portafortuna. Quindi in tutte queste collane noi ritroviamo un condensato di simboli che si potenziano a vicenda, per la presenza stessa del corallo, per la presenza degli amuleti e di esempio in questo caso del kitab, porta formule magiche che devono rendere la collana non solo esteticamente piacevole perché è bellissima, ma anche funzionale allo scopo della protezione dell'individuo.
vediamo ancora dove ci portano le vie del corallo. Qui ho fatto un balzo non solo geografico ma anche temporale. E siamo tra i nativi americani, questa è una bellissima collana Squash Blossom Zuni degli anni 70 del Novecento, quindi mentre tutti i gioielli precedenti erano molto più antichi, quasi tutti dell'Ottocento, questa è molto recente, ma è per me, oltre ad avere una forte valenza simbolica di cui ora vi parlerò, fa percepire in modo lampante il balzo del corallo rosso, del Corallium rubrum, dal Mediterraneo in America, portato dagli spagnoli quando andarono a conquistare le Americhe. Videro che i nativi utilizzarono la spiny oyster, una conchiglia dal colore aranciato, pensarono che si trattasse di corallo, capirono che ai nativi poteva piacere e iniziarono a scambiare il corallo contro ori e pietre preziose. Da lì in poi il corallo si è insediato stabilmente nelle tradizioni dei nativi americani, che però hanno iniziato a lavorarlo solo dopo che furono, ahimè, rinchiusi nelle riserve. Da lì ne è nato un sincretismo pazzesco delle forme utilizzate dagli spagnoli, di forme andaluse, con significati completamente ribaltati, stravolti e associati alla loro vita quotidiana. Quindi la squash blossom, che dal simbolo dalla granada al neograno, simbolo islamico per eccellenza, diventa invece per loro un fiore di zucca sbocciato, molto più vicino alla cultura, così come l'elemento centrale, che sarebbe un naha, una mezza luna crescente, invece diventa il simbolo della cavalcatura dei cavalli. Quindi un condensato di simboli rafforzato dal corallo, sincretismo simbolico che viene visto nell'ottica della loro quotidianità. E i gioielli dei nativi americani sono di una modernità stravolgente, sono anche molto più vicini a noi temporalmente e bellissimi da indossare. Spesso sono double face, corallo e turchese. E lì poi si apre tutta un'altra storia tra le associazioni di corallo e turchese, usato in modo simile dai nativi americani e dalle popolazioni buddiste asiatiche. Ma questa è un'altra storia, poi ne parleremo in un'altra occasione. Dedicata al turchese, adesso restiamo sulla magia e sui materiali che sono legati appunto a questo tema. Torniamo con Cristina, con queste conchiglie. Perché le conchiglie sono un amuleto, un talismano e possono essere considerate dei gioielli? Anche qua ci leghiamo al tema del corallo, perché come il corallo le conchiglie vengono dal mare. E qui di nuovo abbiamo fatto un salto all'indietro nel tempo, perché siamo alla metà del quarto millennio avanti Cristo e ancora una volta abbiamo delle conchiglie forate che quindi quasi sicuramente dovevano comporre gli elementi di una collana e che vengono da un deposito votivo. Questo deposito votivo si trova all'interno di una casa. E le conchiglie rivestono un significato simbolico importante, perché comunque le troviamo come sottoforma di amuleto nella preistoria, ma in Europa anche nell'Alto Medioevo. E la cosa incredibile è che nell'Alto Medioevo soprattutto ci sono conchiglie esotiche, conchiglie che vengono dal Mar Rosso e che vengono dall'India, che arrivano in Europa. Come mai arrivano in Europa? Perché ci sono tutta una serie di prodotti che accompagnano i commerci internazionali con l'India, che accompagnano la via delle spezie e che includono elementi che servono per comporre i gioielli. Ci sono le pietre preziose, gli smeraldi, i granati e ci sono anche le conchiglie. Curiosamente le conchiglie, come anche le perle di vetro, hanno al tempo stesso anche un valore di moneta. Quindi c'è sempre questa commissione tra valore simbolico, valore economico e valore sociale. Anche in questo caso noi non sappiamo attribuire un significato specifico a queste conchiglie, però sono state
perforate intenzionalmente sono state deposte in un certo contesto e quindi possiamo attribuirgli un significato simbolico. Queste conchiglie, peraltro, erano in un contesto associato al prossimo oggetto della sala, che possiamo, no, forse dopo ancora, i denti, forse non li abbiamo messi, i denti, li abbiamo messi dopo. Allora torniamo indietro e parliamo dei denti di animale dopo. Tornando al tema del giorno e della notte, tornando a questo tema dell'ambiguità e del passaggio dalla luce all'ombra, l'animale che è legato a livello simbolico a questa ambiguità è il serpente, perché il serpente vive a metà strada tra il sottosuolo e la superficie e quindi ha questa proprietà magica di interagire con l'aldilà, di interagire con il mondo delle tenebre, ed è considerato un tramite tra i due mondi. Nel mondo romano il dio serpente viene abitualmente raffigurato negli altarini dei focolari delle case, proprio perché gli viene attribuito un significato benefico, un significato protettivo, e molto, molto spesso, infatti, sia nel mondo greco che nel mondo romano abbiamo dei gioielli con le teste di serpente. Qui ci troviamo nella tarda antichità, quindi siamo alla fine dell'età romana, e questi bracciali sono una serie di bracciali, li conosciamo da numerose sepolture, che venivano portati sicuramente in serie, perché sono sempre serie di tre, serie di sei, quindi immaginatevi anche questa serie di bracciali rigidi che tintinnano muovendosi, quindi ancora una volta il tema del suono, che terminano con queste teste di serpente stilizzato. E andiamo ancora avanti, e qui ci avviciniamo, anche se non sembrerebbe, ci avviciniamo di nuovo ai temi toccati con il corallo. Come mai? Questa è una collana di grandi perle veneziane, che sono perle ottocentesche, molto probabilmente, infilata nel corso del XX secolo, in Congo. Quindi abbiamo queste perle di vetro bianco, blu e rosso, che sono molto grandi, sono state realizzate con tutto un sistema di stampi a sezione stellata e sono quelle che a Venezia si chiamano le perle Rosetta. La perla Rosetta è la perla veneziana per eccellenza, viene commerciata tantissimo fino ai primi del Novecento, perché è molto apprezzata sia nelle Americhe che in Africa per il significato magico e simbolico che si attribuisce a queste perle, che entrano anche in riti legati alla guarigione. E questa collana è associata ad un pendente centrale che è fatto in paglia ed argilla e sicuramente contiene degli amuleti oppure delle erbe medicinali, potremmo dire una pozione magica. Questo tipo di pendente è l'equivalente centrafricano del kitab, cioè del pendente libro. È un contenitore porta-amuleto e tutta questa categoria delle scatole amuleto molto molto presente nei gioielli magici. Quindi qui uniamo delle perle importate alle quali si attribuisce un valore simbolico. Tra l'altro mi piace anche ricordare che come i coralli che vengono venduti in fili, come quelli che abbiamo visto prima che prendesse la parola Gioia di Simone, anche le perle di vetro vengono vendute in fili che a Venezia si chiamavano i mazzi di perle ed erano proprio le unità commerciali delle perle di vetro. E le perle di vetro sono unite a questo pendente centrale, che è il pendente amuleto, e sono affiancate da denti di cane selvatico. Siamo quindi legati ai rituali della caccia, all'iniziazione, la protezione nei confronti degli animali feroci, degli animali selvatici, quindi simbolicamente la protezione nei confronti del maligno. Siamo sicuramente in un gioiello che possiamo collocare in questa sezione dell'oscurità.
vita. Cristina, è anche un contrasto tra i materiali, perché da un lato abbiamo le perle veneziane che appunto sono comunque un materiale delicato, fragile se vogliamo, mentre dall'altro lato a contrasto tutto quello che viene dal mondo naturale o animale, quindi questo tema del doppio ma anche del contrasto sia da un punto di vista simbolico ma anche materico e formale ricorre spesso nei gioielli magici. Sì, moltissimo, perché si scelgono i materiali per la loro proprietà e quindi si uniscono materiali di consistenze diverse, lucido con opaco, metallico con elemento naturale, vetro, pietra, e questo gioiello esprime benissimo questa commistione di materiali, di stili e anche la comunicazione tra culture. Perché comunque nel gioiello antico le componenti del gioiello coprono distanze veramente incredibili e quindi abbiamo questi oggetti che riassumono il viaggio percorso da materiali come i coralli o come le perle di vetro. E tra l'altro ricordiamoci che proprio quest'anno le perle di vetro veneziane sono diventate patrimonio mondiale dell'UNESCO, proprio perché è stata riconosciuta questa importanza culturale alla cultura della perla di vetro. E andiamo ancora avanti ed ecco, troviamo il nostro canino forato, anche qua è un cane selvatico oppure un lupo, e siamo nello stesso contesto delle conchiglie, quindi abbiamo un pendente, perché il foro è stato sicuramente fatto intenzionalmente, che è associato ad altri elementi del mondo animale per un significato che non sappiamo, non conosciamo precisamente, ma che comunque possiamo sicuramente legare a una dimensione simbolica, a una dimensione magica. Andiamo ancora avanti e qui abbiamo l'ultimo elemento di questo gruppo di materiali che vengono da questo contesto delle Marche, e questo è addirittura... Ringraziamo le soprintendenze che sono sempre super disponibili anche nella collaborazione, che hanno dato un grande contributo in questa selezione. Sì, anzi, colgo veramente l'occasione per ringraziare i colleghi che in questo momento molto complicato, perché noi abbiamo incominciato a scegliere, a selezionare gli oggetti a maggio scorso, quindi quando tutto era ancora chiuso, loro stessi non potevano andare liberamente nei magazzini. E si sono veramente presi a cuore il progetto del museo e quindi ci saranno una scelta di materiali che vengono dalla Soprintendenza del Veneto e di materiali che vengono dalla Soprintendenza delle Marche, assieme ai coralli di Gioia De Simone e ai vetri di Augusto Panini, che già nella precedente edizione ci aveva generosamente prestato le sue perle veneziane. E quindi, tornando ai materiali, questo è per dire che abbiamo visto questo utilizzo dei denti di animale nella collana africana, ma troviamo esattamente nello stesso concetto alla fine dell'età del rame in un contesto dell'Italia centrale. Quindi ci sono comunque questi temi universali che ricorrono continuamente. E procediamo ancora. E a questo punto ritorna il corallo, e questa volta come mai ho scelto questo corallo in particolare? Non tanto per il materiale questa volta, ma l'ho scelto per l'immagine, perché ho voluto chiudere la sezione dedicata alla luce e poi al tramonto con la luna che sorge. E il corallo è stato uno dei materiali protagonisti di quello che noi chiamiamo l'archeological revival, cioè di quella moda di gioielli che nell'Ottocento e poi anche all'inizio del Novecento hanno ripreso le forme e i soggetti dell'archeologia.
E pensiamo anche a tutti quei viaggiatori aristocratici che andavano a visitare le rovine di Roma, Pompei, e che volevano tornare a casa con un souvenir di questo viaggio. E molto spesso il souvenir era un gioiello in stile archeologico. E quindi abbiamo eccezionali gioielli in corallo che si rifanno all'antichità classica. Questo in particolare è una spilla con tre cammei di corallo con tre teste femminili. Queste teste femminili hanno un'acconciatura che termina con una mezzaluna. E come mai c'è una mezzaluna? Perché questa è la dea Diana e la luna è proprio l'astro legato a Diana, è l'attributo di Diana e questa associazione è molto suggestiva perché se il sole è legato all'elemento maschile, la luna è legata al femminile e quindi nel mondo greco e nel mondo romano è legato a una dea. E quindi Diana ci porta nel mondo delle tenebre, rischiarate però dagli astri della notte. E il più importante naturalmente è la luna che viene rappresentata molto spesso nei gioielli, negli amuleti. Andiamo ancora avanti. Sì, passo la parola a Gioia per chiederle, visto che rispetto ai gioielli che abbiamo visto precedentemente, qui il corallo viene utilizzato in un modo decisamente diverso, più scultoreo, figurativo, che quindi è una caratteristica diversa che contraddistingue una buona parte dei gioielli realizzati in corallo. Cristina ci ha raccontato il valore magico interpretato appunto nella luna sul capo. Invece il valore per voi di questo pezzo è anche appunto il valore figurativo del corallo. Sì, qui la scelta è chiara, quindi non solo come materiale, ma qui interviene l'uomo, quindi con l'arte dell'incisione. E questa opera segna la fine del barocco e l'inizio di un gusto neoclassico, anche per la posa delle diane, che non è più frontale ma di tre quarti, e quindi una nuova plasticità, un nuovo gusto. Le dimensioni del corallo rosso, certo, erano un po' un limite alla fantasia degli artisti, perché il corallo rosso è notoriamente piccolo. Mentre quando avviene poi un qualcosa che stravolge l'arte della lavorazione del corallo, che è la scoperta dei banchi di corallo nel Pacifico, sempre di coralli preziosi. E infatti nella slide successiva ho proposto la fucina di Cupido, che è tra le incisioni più famose su corallo. Questo è un ovale molto grande, in corallo cerasuolo, Corallium elatius del Pacifico, e lì finalmente si sprigionano tutte le potenzialità di un materiale più compatto, più grande soprattutto, e che permetteva alla fantasia di spaziare. Ed ecco che poi tutti i grandi gioiellieri dell'inizio del Novecento iniziano ad utilizzare il corallo, perché questo qui del Pacifico, scoperto quindi in epoca molto più recente rispetto a quello della storia, a quello delle vie del corallo e della seta e delle spezie di cui parlavamo prima, quindi una scoperta molto recente, ma che viene usato proprio perché già c'era una tradizione di uso del Corallium rubrum con delle nuove potenzialità. Qui c'era un limite del colore perché è meno uniforme rispetto a quello rosso del Mediterraneo, ma questa pastosità, questo calore nei colori e anche la dimensione così grande. E questi sono gli amorini che forgiano le frecce per il dio dell'amore. Questa è un'incisione straordinaria dei fratelli Capuano, che fu esposta all'Esposizione Universale di Parigi, ed è tra le più belle mai eseguite, anche perché vedendola da vicino si possono vedere anche proprio le alette
di questi piccoli angioletti, di questi amorini che sono completamente tridimensionali, quindi c'è una plasticità dell'incisione notevolissima e anche di dimensioni importanti. E quindi per me questo, parlando di incisione, è tra gli elementi più rappresentativi in assoluto dell'arte dell'incisione su corallo. Sì, è un omaggio veramente all'artigianalità, perché è eccezionale nella realizzazione. Intanto... E anche, scusi, stavamo, la dottoressa Boschetti ovviamente parlava anche del Grand Tour, del richiamo al gusto neoclassico dallo spunto archeologico, e qui il tema è ripreso dalla Casa dei Vetti, quindi certo. Ci troviamo perfettamente con i nostri temi trattati. Intanto i nostri ascoltatori scrivono: gioielli bellissimi, carismatici, interessantissimo, stupendo, quindi avete la loro piena attenzione. Grazie. Balziamo ancora dal corallo al rame, con quest'anello a forma di stella, quindi un alla luce nel buio. Sì, anche qui torniamo a queste forme che sono sicuramente legate alle forme degli astri, non sappiamo in realtà bene se sia più una reminiscenza di una forma stellata piuttosto che di una forma solare, però anche qui il riferimento è quello che abbiamo visto fin dall'inizio della sala. Quindi c'è questo riferimento alla circolarità, alla forma regolare perfetta che si può dividere in sezioni perfette. Quindi c'è anche tutto un discorso matematico legato alla lettura delle fasi lunari, all'astronomia. E anche qui è un gioiello che però, come abbiamo visto per le conchiglie, per altri oggetti, che però probabilmente aveva anche funzione monetale, quindi funzione di merce di scambio, perché le monete, per come le conosciamo noi, che sono dei tondini di metallo, sono in realtà relativamente recenti. C'è stata una fase molto molto lunga nel quale la moneta ha molteplici forme, pani metallici con forme che ricordano quelle delle pelli degli animali, asce che in realtà non sono funzionali, ma sono appunto delle merci di scambio. E quindi un oggetto come questo ci fa anche capire come i confini funzionali si confondano molte volte. E naturalmente l'aspetto formale e anche l'aspetto estetico si coglie in modo molto immediato, e io penso che pezzi come questi siano anche molto molto vicini al nostro gusto, perché si tratta di gioielli molto essenziali che sono vicini al gusto e alla comprensione contemporanea. E lo schematizzare, anche il creare un segno simbolico, è qualcosa che inizia in epoche molto antiche, che poi troviamo sempre. Abbiamo visto prima le teste di Diana con la mezzaluna, il segno della mezzaluna lo troviamo anche in una collana che abbiamo scelto di portare a Vicenza. Possiamo anche andare avanti e arriviamo a questa, a mio avviso, bellissima collana molto composita. Siamo anche qui nella tarda età romana, e questa collana viene da una tomba della provincia di Belluno e combina perle di vetro, che sono perle blu, perle rosse e perle trasparenti, con la foglia d'oro, quindi con la foglia metallica. Queste perle con la foglia d'oro venivano realizzate in Egitto, quindi comunque sono perle di importazioni, perché per farle era richiesta una tecnica molto particolare, e queste perle anche molto luminose, perché quindi abbiamo questo colore dell'oro, quindi questo colore della luce solare. A che cosa si associano? Si associano a tutta una serie di pendenti in argento che sono delle mezze lune. E in età romana questi pendenti si chiamano lunule, quindi proprio piccole lune, e sono degli amuleti che in genere sono dedicati alle donne e ai bambini.
Diana è Lucina, è legata alla luce della luna ed è la protettrice del momento del parto. E quindi la mezzaluna è proprio un tipico amuleto femminile. Andiamo. L'altro, Cristina, sono anche delle forme che ritornano, perché se vediamo ai denti, ai pendenti che abbiamo visto, dei denti degli animali, alle mezzelune, ci sono di fatto delle forme che ricorrono, nonostante i riferimenti poi siano differenti, perché qui si fa riferimento alla luna, il dente dell'animale invece racconta di un mondo della caccia, un mondo più aggressivo che è completamente diverso. Sì, certo, ci sono poi anche tante altre forme, le forme legate al mondo dell'acqua. Un altro amuleto femminile che troviamo molto in età romana è una piccola brocca, perché comunque l'acqua è legata ovviamente alla vita, quindi rappresenta un po' la donna come portatrice di vita, e non a caso questi amuleti a forma di brocca si trovano tipicamente nelle sepolture, nelle tombe delle donne e nelle tombe dei bambini. I bambini hanno tutta una serie di amuleti a loro dedicati, perché il bambino è molto vulnerabile. Ricordiamo poi che nel mondo antico la mortalità infantile era altissima, e quindi ci sono tutta una serie di amuleti che spesso sono degli amuleti sonori, dei sonagli, perché, come abbiamo già visto prima, con i coralli, il sonaglio ha una funzione di allontanare gli influssi negativi, gli spiriti maligni. Le vibrazioni del suono purificano l'aria e quindi tengono al sicuro chi porta il sonaglio. E tutta questa dimensione simbolica della luce e dell'ombra sono proprio le radici concettuali del mondo degli amuleti. Quindi, ovviamente, se noi ci spostiamo di continente in continente e ci spostiamo nel tempo, inevitabilmente andiamo a ritrovare certi temi che troviamo sempre: il tema del sangue, il tema della luce, il tema del buio, il serpente, gli animali feroci e anche la luna. L'argento è il materiale per eccellenza del femminile, della luna. Abbiamo visto che nel mondo islamico c'è questo valore molto forte che viene attribuito proprio all'argento in quanto materiale. Ed eccoci all'ultimo oggetto della nostra sala, che ci porta alla fine, ma forse anche all'inizio del nostro viaggio. Come mai? Perché questo è un grande pendaglio che proviene sempre dalle Marche. Siamo sempre nella cultura picena, nel VII secolo avanti Cristo, ed è un pendaglio molto particolare. Che cosa rappresenta? Se guardiamo la parte alta, c'è una parte rettangolare che è sormontata da un cerchio, e alle due estremità del rettangolo ci sono due elementi un po' stilizzati che forse a un primo sguardo non si riconoscono immediatamente. Di che cosa si tratta? Si tratta dello scafo di una barca che a prua e a poppa ha due teste di anatra. Questa barca che cosa sta trasportando? Sta trasportando un cerchio che non è niente altro che il disco solare. E questi pendenti, che appunto chiamiamo a barca solare, sono diffusi in Italia, ma non solo, ci sono nelle culture scandinave, e sono legati al mito della barca solare. La barca solare trasporta il disco solare. All'alba questi uccelli affondano lo scafo della barca nelle acque del mare per ripescare il disco solare e farlo
allo sorgere ed è così che inizia il giorno. Alla fine della giornata lo stesso percorso si compie al rovescio e il sole ritorna nelle profondità delle acque riportando le tenebre, e questo gioiello rappresenta proprio questa circolarità del tempo che è la chiave del nostro viaggio magico e che è la chiave di tutta questa simbologia, che alla fine è una simbologia di equilibrio tra la luce e l'ombra, e ci spiega anche bene come mai abbiamo incontrato tanti gioielli che sono gioielli circolari, perché la circolarità è la perfezione ed è la garanzia del ritorno e dell'ordine delle cose. Grazie Cristina, ricordiamo che la selezione di quest'anno è dedicata principalmente, esclusivamente, anzi, al gioiello italiano, però Cristina, i temi che abbiamo visto, i valori simbolici e magici legati al gioiello abbracciano in realtà tutte le culture. Questi in particolare, secondo te, perché caratterizzano il territorio italiano? Ma questi secondo me sono molto interessanti perché anche nell'ottica di un visitatore, perché noi siamo abituati a pensare come gioiello italiano antico il gioiello romano, e io ho voluto invece questa volta scegliere dei gioielli che rappresentassero l'Italia prima di Roma e la realtà frammentaria, perché comunque in Italia si osservano chiaramente delle culture diverse, ma al tempo stesso il respiro internazionale che c'è in Italia prima di Roma. Quindi ho voluto ricordare come il gioiello esprima appieno questo spirito internazionale, questa dinamicità di commerci e questa dinamicità nella circolazione delle idee. Grazie Cristina, volevo chiudere con una domanda a Gioia De Simone che ci porta invece nel contemporaneo. Se oggi questo valore magico, dal vostro punto di vista di osservazione privilegiato, se oggi questo valore magico del corallo viene ancora percepito o se nel frattempo ha acquisito degli altri valori? Ma io penso che dietro la scelta che si dirige verso il corallo c'è già una riflessione su tutto quello che il corallo rappresenta. Banalmente nell'immaginario collettivo il cornetto in corallo è un portafortuna. Ovviamente quando si parla di alta gioielleria troviamo forme più elaborate e complesse, ma io credo che il sottofondo, quello che si dà per scontato ma che è un po' assodato nell'immaginario collettivo è che nella scelta stessa del materiale ci sia un elemento benaugurale e dunque qualcosa che dia positività, che dia fortuna e protezione, perché oggi almeno per quanto mi riguarda si è perso un po' il valore simbolico che è più prettamente estetico. Per questo sono convinta del fatto che quando la scelta poi si orienta sul materiale corallo, allora ci si appoggi a tutta la simbologia, a tutto il metasignificato che questa gemma così particolare si porta dietro. E che resiste al tempo. Una domanda dal pubblico, da Jaroslava, riguardo l'ultimo gioiello che abbiamo visto. Perché si lega la barca al sole? Esiste una leggenda? Sì, è proprio questa leggenda del disco solare che viene trasportato da una barca che fa sorgere il sole dalle acque del mare. Quindi ecco perché la barca, anche in Egitto, nelle sepolture dei faraoni abbiamo la barca solare, è proprio un tema che ricorre in moltissime culture. Benissimo, grazie Cristina, grazie Cristina Boschetti e Gioia De Simone, grazie mille ai nostri ascoltatori per gli interventi e per i complimenti fatti durante tutto il webinar, grazie sempre a tutto il team del Museo del Gioiello, Marco Carniello, Michela Menduni, Carolina Lotto, Sara Schiavo e Stefania Favaro.
Vi aspettiamo, speriamo presto, al Museo del Gioiello per poter vivere questo viaggio circolare tra la luce e il buio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.